Ciao ragazzi, noi siamo Bocco Gamers, io sono Zucchi e io sono Ryozan. E ben ritornati in questo nuovo episodio di Final Fantasy Brave Exvius. E dopo averci preso il Diablos, yeah! Andiamo avanti con la trama perché siamo curiosi di capire che cosa succederà. Boh, non lo so, ma lo scopriremo adesso. Andiamo! Ed eccoci! Che bella che è sta animazione. Guarda chi c'è. Niente popò di meno. Ma come c'è arrivato lì? Boh. Ma è stato appuntamento. Magari ci sono tutti quanti. Ecco appunto. Ah, ecco. Ma perché sta sempre levitando questo? Boh. Perdonami, mio signore. Ma perdonami, Deghe. Se avessi fermato il guardiano, questo non sarebbe. Cosa? Che? Adesso lo interrompe lui, guarda. Non incolparti, il fallimento è tutto mio. Anche se apprezzo il groveling. Che c'è, Zucchi? Ho detto qualcosa che non va? No! No? No. Ok. Comunque, penso che sia apprezzo il volersi scusare, eccetera. Adesso non so esattamente cosa voglia dire, ma penso che il senso sia quello. Ok. Ho permesso che quelle creature inferiori vedessero il mio vero viso. Sono stato incauto. Davvero troppo incauto. No, sei stato pollo, non incauto. No, sei stato menato, molto menato. Menato male, oserei dire. Esatto. In ogni caso, non preoccupartene. È impossibile che questi idioti possano comprendere la verità. Dimmi la verità. Io non vorrei dire, ma hanno un'altissima opinione di noi. Di loro, cosa di noi? Cosa c'entriamo noi? Il nostro gruppo. Penso che sia una donna perché c'è una specie di gonna. Beh, non è che Darkino abbia questo abbigliamento così vabbè, mascolino. Vabbè, c'ha una specie di mantello, dai. Però già si vede che è un uomo. Lì sembra più gracilina questa. Sì, in effetti. Dai, allora falla tu. Cosa hai detto? Heavenlord, hai davvero permesso che qualcuno vedesse la tua faccia? Santo cielo, Heavenlord. Devono averti davvero messo con le spalle al muro. Come prenderlo in giro in tre poche semplici frasi. Sì, davvero, fatta a pezzi. Lascia fare a me. Pulirò questo macello che hai fatto, Heavenlord. Ti consolerò e ti rimboccherò le coperte. Come prenderlo in giro, parte 2. Pensiamo che sia una specie di modo di dire inglese. Sì. Per sistemare le cose in sua vece, una cosa del genere. In caso fateci sapere. Infatti, ho appena cominciato. È come tutti i migliori piani. Delizioso e innecessariamente crudele. Wow. Bene. Continuiamo bene qua. Già, tutti sanguinari. Darklord, questo è quello che hai trovato nelle rovine di Lanzelt, non è vero? Ah, il famoso antistress. Quello che stringeva, esatto. Esatto. E brilla come al solito. Sì. Cercherò di farne buon uso. Non vedo l'ora di vedere quella piccola faccia di quel cavaliere. Tutti con una grande stima di Rain, vedo. Esatto, che poi è solo Rain. Esistono anche gli altri, non vorrei dire. Esatto, un po' di dignità anche al povero Welly. E a Fina. Anche lui ha la faccia da poppante. Fina invece è poppante in tutto e per tutto, quindi. Che tenera. Parlando di piccoli ragazzini, tu laggiù, John Travolta. Ma come John Travolta, Zucchi? Vi spiego, allora. Grease deriva da Grease. E quindi c'è un film che si chiama Grease, per quelli che non lo sanno. Dove se non c'è... lo sapete è colpa vostra, perché dai ragazzi, tutti conoscono Grease. E il protagonista è John Travolta. Sì, ma di solito le cretinate le dico io. Cos'è sta storia, Zucchi? Ti sto contagiando. Esatto. Salvate Zucchi dal mio contagio. È Grease. Grease significa brillantinato, perché loro si mettevano una scatoletta di gel ogni volta che dovevano uscire. Sarebbe tipo impomatato. Esatto. Ah, ecco. Poveraccio.
Hai detto che hai una piccola sorellina, non è vero? Ma lei è dall'altra parte. Cosa Gioina, vuol dire esatto, con questo? Tarara, 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 tarara. Cosa vuol dire? Tarara, tarara, tarara. Vabbè, andiamo avanti, va. Non risponde. Non parlare troppo che ti fa male. Esatto, vabbè, ma aveva parlato tanto, eh. Questo è davvero triste. Non intendo trattenermi, però. Ah, bene, bene. Benissimo. Potrei uccidere quella tua sorellina nel frattempo, ma dato che è nostra nemica, dovrebbe essere tutto a posto, non è vero? Ma guarda, secondo me ti dice di sì. Sì. Hai fallito nel sconfiggerla l'ultima volta, quindi mi chiedo... Attenzione. Cosa? Non è un problema, fai un po' come ti pare. Ah, l'ha interrotta. Così. Bene, così. Posso fare come voglio? Bene. Che divertimento che sei, gelatinoso. Gelatinoso. Ora posso davvero scatenarmi. Vai con la festa. Ok, basta, dai. Comunque sembra davvero John Travolta. Ehi, cosa ha fatto adesso? Boh. Effetti speciali di quelli low budget. Lead. Cosa? Cioè, sei preoccupato per lei? Oh, siamo tornati dai nostri amici. Yeah! Siamo stati fortunati a trovare passaggio su un airship a Dilmagia. Diciamo che siete stati raccomandati, dato che c'è il lead che ci lavora lì a Dilmagia. Diciamo che siete stati pirla che vi siete fatti rompere un cristallo sotto il naso, quindi non parlare di fortuna. Non è vero! Loro sono dei bravissimi cavalieri che riescono a fare... Bravissimo. No, non è vero. L'esercito non è così male, dopo tutto. Non è stato così difficile convincerli. Me lo immagino. Immaginate tipo Rain che gli sta minacciando di trascorrere tutta la vita con loro. Anche io avrei dato 2-3 airship, tipo. Tipo, vai via! Solo perché sei un cavaliere di Grandchild, appunto. Ah, esatto, ecco. E porti sfiga. Esatto. No, no, andatevene via da qui il prima possibile, vi prego. Abbiamo appena riparato. Sicuramente tutto. Hanno saputo dell'attacco al castello di Grandchild e quindi hanno deciso esatto. di... Esatto, esatto. Quei soldati stavano a bocca aperta per colpa di tutte quelle medaglie che stavi mostrando sul petto, come se fossero pasticcini. Non dubitarne nemmeno per un istante. Ma che razza di modo di dire sono? Non lo so. Boh. Ecco. Nemmeno lui ha capito, fantastico. Tu credi? Io ho avuto l'impressione che fossi tu quella a bocca aperta, Lead. Oh, accuse pesanti. Lead, cosa stavi guardando? Esatto. Io? Ora che ci penso, questo è stato veramente strano. Perché ci hanno prestato un airship così di valore così facilmente? Sicuramente è sabotata per farvi morire tutti, te compresa. Io avrei fatto così, perlomeno. Ho detto a Rain che era soltanto perché sono cavalieri di Grandchild, ma sembra che c'è qualcos'altro che non vada. Ma sei sicura di venire con noi, Lead? Dovuto è il tuo lavoro di cui preoccuparti, no? No, molliamo il lavoro e tutto per salvare il mondo che puoi salvare. Grande parola, eh. Che poi in questo periodo di crisi mollare un posto fisso così è davvero da stupido. Esatto. Va tutto bene, non preoccupartene. Voglio scoprire ancora di più riguardo al primo Sid, capisci? E non posso dimenticare nemmeno l'Invincible. Come posso? Ok, certo, okay, ha visto troppe cose belle per lei in un solo giorno, poverina. Esatto. E oltretutto, se raggiungiamo l'Invincible, probabilmente lo troveremo. Che parli di suo fratello? Probabile. Lui? Tuo fratello? Rain, te l'ho suggerito io, infatti. Dai. Pronto? Sì, quello. Io e lui siamo come due airship fatti nello stesso negozio.
magari hanno lo stesso progetto e le stesse parti, ma non tutte le airship sono uguali. Capisci che cosa intendo? No! Perché ti parli sempre di queste cacchio di meccanici e a me non mi interessa niente. E niente, fra poco Zucchi esplode, non basta! È più di niente. Il rumore dei loro motori. Eh sì, è giusto. Dai, era giusto, Zucchi, dai. Non possiamo stare un'ora sul video. Attenti, faccio la voce di Reed, basta. Il ronzio dei loro motori e il modo in cui vengono governate sono diverse. E nel corso del tempo queste piccole differenze fanno una grande differenza, perché le due navi diventano sempre più diverse fra loro. Ecco, andiamo. Vabbè, Zucchi, non riesce più a stare troppo, ragazzi. Mi sa che farò io lead, perché Zucchi l'abbiamo persa. A meno che non abbiate tre quarti d'ora di tempo. Nonostante questo, non mi sarei mai aspettata che queste differenze sarebbero cresciute così tanto. Incredibile, sei riuscita a tradurlo al primo colpo. Grande, basta! Zucchi. Sì, voi due non sembrate esattamente uguali. Penso di capire quello che intendi. Bugiardo! Esatto, sei un bugiardo, non è vero! È un discorso così campato per infatti aria. C'è yes e tre puntini di sospensione tipo, della serie. Vabbè, sì! Capisco quello che intendi. Che poi, poverina, aveva anche senso il discorso in realtà. Per una che parla la sua lingua, magari. Dopotutto... sono insieme all'Aswell fino a quando eravamo bambini. Ecco, cui... non si parla delle persone quando non ci sono. Ma lei stava parlando di Evan fino a poco fa. Ma sta parlando di l'Aswell adesso. E cosa c'entra? Che l'Aswell è l'Aswell, ecco. E niente, è arrivata la fangirl. Già, voi ragazzi sembrate molto di più fratelli che vecchi amici. L'Aswell è definitivamente come un fratello maggiore, sempre preoccupandosi e badando a te. Che lavoraccio, oserei dire. Esatto. È proprio come hai detto, le cose cambiano col passare del tempo. L'Aswell non è sempre stato così. Davvero? Com'era? Cosa? Seriamente? Non lo era? Sono sorpresa quanto lei. Flashback in arrivo? Che noi non vedremo. L'Aswell in arrivo. L'Aswell dice che sono destinato a diventare il più grande cavaliere di Grandshell. Che poi la cosa bellissima è che li ha visti e si è girato di spalle. Perché? Perché sta origliando, ma se si mette di spalle è come se non stesse davvero origliando. Ah, capito? Beh, certo. Che grande tattica, l'Aswell. Dalla sua testa, beh, se mi volto non è come se li stessi origliando, non è qualcosa di disonorevole. No. Non lo so, magari lui crede davvero che sentirmelo dire mi possa fare felice. Lui è un tipo molto serio, ma davvero a volte non sa che pesci prendere. No, povero, dai. Guardate, c'è un affollamento di persone laggiù. Yuhu. Da dove sei apparsa più che altro? Secondo tu? Me sono zombie o mostri. Quanto ci scommetti? No, li avevamo uccisi tutti gli zombie. Ma dico, sai quando Finn arriva con queste belle notizie? Ah, che giusto, non c'è sì. Niente di bello. Paura? Cos'è? Cos'è? No, sono mostri. Ah! Ah! Abbiamo la memoria corta. Sono i soldati di Olderion. Altro nome bellissimo. Vabbè, Olderion almeno è... sì, almeno è pronunciabile. È sembra che sia in una brutta situazione. Andiamo ad aiutarli! Sì! No, l'Aswell ci è rimasto che male. Cosa? E anche oggi ci fermiamo qui. Sì! Facciamo una petizione affinché Lid la smetta di parlare di airship. LOL! Sarebbe più facile che i Boco Gamers non bevano succo a quel punto. Effettivamente. Allora, prima che Zucchi vada di nuovo in bambola cercando di tradurre quello che dice Lid, voglio invitarvi a... seguire tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Alla prossima! Ehi tu, stavi per chiudere il video senza lasciare nemmeno un pollice in su e senza condividerlo.
Non vuoi che la famiglia di Cioccobini cresca sempre di più? Allora lasciaci un bel mi piace e condividi ovunque i Bocco Video. Non sei ancora iscritto al canale, qua? Non c'è problema. In alto, a destra, troverai il mio musetto in versione ridotta. Cliccaci sopra e poi attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviserà non appena sarà disponibile un nuovo video. Qui a sinistra trovi invece due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo alla prossima.